tratti di un piccolo omino, non più alto di due palmi di mano. I suoi occhietti sono neri intensi, la sua chioma è folta e arruffata. In molti giurano di averlo visto questo leggendario folletto aggirarsi come un'ombra nelle case dei pugliesi. Si invaghisce spesso delle belle fanciulle e, secondo alcuni, ama frequentare le stalle in quanto ghiotto di biada. Questo spiritello piuttosto suscettibile è bene tenerselo buono. Infatti non risparmia scherzetti che adora mettere in atto nel cuore della notte. La leggenda del Monacello ha origini pugliesi secolari e gli studiosi di tradizione popolare accreditano due ipotesi principali. Secondo la prima, riportata tra gli atti da Matilde Serao, nel suo Leggende Napoletano, il Monacello sarebbe un personaggio realmente esistito. L'origine andrebbe fatta risalire al 1445, durante il regno di Alfonso V d'Aragona, quando vi fu uno di tanti amori impossibili descritti dalla tradizione poetica e musicale napoletana. Tra Caterinella Frezza, figlia di un ricco mercante di panni, e il Gorzon Stefano Mariconda, fortemente contrastata soprattutto dalla famiglia di lei, la coppia ricorreva ad incontri clandestini durante la notte. Qui il giovane garzone si recava percorrendo un pericoloso sentiero sui tetti di Napoli. Fu proprio nel corso di una di queste camminate che Stefano fu assalito e gettato nel vuoto, sotto gli occhi della fidanzata. Dopo che la salma del giovane fu illuminata, Caterinella, in stato interessante, chiese ad Etienne di chiudersi in un convento della zona, dove diede alla luce un bambino piccolo e deforme. Nonostante la madre avesse chiesto alla Madonna una grazia che donasse al bambino la salute, le condizioni del neonato non mutarono con la crescita. La madre prese a vestirlo con un abito bianco e nero da monaco, sempre speranzosa in un miracolo. E questo fatto fu all'origine del nomignolo Monacello, attribuitogli dal popolo. La sua figura, dalla testa troppo grande e dal corpo troppo piccolo, che si aggirava per le strade del quartiere, destava disgusto e sospetto, che presto si tradusse in continui insulti e sgarbi nei suoi confronti. Da questo all'attribuirgli poteri soprannaturali e benevoli o malevoli, il passo fu breve. In particolare, se il cappuccio dell'abito era di colore rosso, se ne traevano auspici di buon augurio, mentre la mala sorte veniva associata al cappuccio nero. Dopo la morte della madre, la situazione peggiorò ulteriormente e gli vennero attribuiti ogni sorta di avvenimenti sfavorevoli, dalla malattia alle nuove tasse e agli assalti, anche fisici, alla sua persona peggiorarono. Infine, il Monacello scomparve misteriosamente e la voce popolare fu che fosse stato portato via dal diavolo. La Serao riporta però che qualche tempo dopo furono ritrovati in una cloaca delle ossa, che avrebbero potuto essere quelle del nano, ed avanza l'ipotesi che i parenti di Frezza avessero alla fine deciso di assassinarlo. Dopo la sua morte, il popolo napoletano continuò a vederlo nei luoghi più disparati, dei quartieri bassi, e alla sua sete di vendetta cominciarono ad essere attribuiti tutti gli eventi sfavorevoli della vita quotidiana. La sua esistenza in quanto spirito divenne presto un fatto comunemente accettato. Chiedete ad un vecchio, ad una fanciulla, ad una madre, ad un uomo, ad un bambino, se veramente questo Monacello esiste e scorazza per le case, e vi faranno un brutto volto, come lo farebbero a chi offende la fede. Come contrappunto si iniziò anche ad attribuirgli poteri magici, connessi alla credenza che delle sue apparizioni potessero ricavarsi dei numeri fortunati da giocare al lotto 1, 4, 5. Altra leggenda invece vuole che il Monacello fosse l'antico gestore dei pozzi d'acqua, il Pozzaro, il quale riusciva, per la sua statura piccola, ad entrare nelle case passando attraverso i canali che servivano a calare il secchio, poiché spesso i pozzari non venivano pagati dai loro committenti. Costoro si vendicavano entrando nelle case dei signori e rubando per sé oggetti preziosi.
Gli stessi oggetti preziosi talvolta venivano poi donati dai pozzari alle loro amanti, nelle cui case i gestori dei pozzi si intrufolavano sempre attraverso i canali per calare il secchio. Anche per questo la leggenda vuole che il Municello talvolta rubi, talvolta doni. Vi è anche una terza ipotesi che descrive il Municello, o anche detto Lauro, nelle Puglie, come un piccolo demone dispettoso perché cattivo anche quando lascia monete. In tal caso il denaro sarebbe un'offerta ai vivi per attirarli dalla sua parte. Il Municello è solito nascondersi nei vicoli del centro storico, preferendoli quindi alle eleganti case di ghiaie. La tradizione non indica con precisione il luogo in cui abita il Municello, ma si suppone che dimori tra le rovine di alcune abbazie e monasteri che si trovano tra le colline che circondano le città di Napoli e le città del sud Italia. Una leggenda vuole che uno dei vari rifugi del Municello si trovi a Marina del Cantone, nella torre di Montalto, località di Sant'Agata sui due golfi, Massa Lubrense. La voce popolare indica nel Municello un esperto delle vie sotterranee di Napoli e le attraversa per frequentare vecchi palazzi, causando diverse seccature, oppure appoggiandosi su di essi mentre dormono sul loro petto. Pare che appaia le persone sempre nel cuore della notte, ma solo a coloro che sono nel più estremo bisogno. Queste sono alcune delle leggende del sud Italia. In molti anziani, più delle volte anche, si racconta che questo Municello o Lauro giochi sui tetti delle case con delle bocce, sentendo di notte il rullare di queste bocce sui tetti. Si indica che il Lauro si manifesterà in quella casa.